i prezzi normali. Allora, qui il discorso è... Prezzi di negozio. È difficile, nel senso che... No, allora, potenzialmente i prezzi sono meno, però parliamo indicativamente di prodotti che sono di loro natura un po' cari. Nel senso che purtroppo il prodotto biologico di suo è caro. Generalmente, ecco, contro ovviamente alle politiche di prezzo stracciato della grande distribuzione, a volte si è competitivi, a volte no. Poi, il buon mercato non è un'azienda, non è un negozio, quindi... Non potendo fare un negozio che compra e vende, in realtà i prezzi che vedete sul sito, sul portale, sono i prezzi che il buon mercato paga, che paga il produttore, e che sono i prezzi che, tra virgolette, vengono fuori non da una politica di contrattazione, ma semplicemente da un accordo. Cioè, quindi, produttore, se tu ritieni che il tuo giusto compenso sia questo prezzo, noi diciamo ci fidiamo, anche perché poi alla lunga, se è troppo caro, il prodotto non si distribuisce, quindi in realtà con un po' di pazienza la cosa si regola anche un po' da sola, diciamo, perché se vendi le patate a 10 euro evidentemente non te le prenderà nessuno, no? Quindi dovrai un pochino adattarti, però il buon mercato non fa un'azione di, non strozza nessuno, cioè quindi il prezzo è quello che il produttore stabilisce che è il giusto compenso per lui, e poi in un certo momento se sarà troppo viene fuori da solo, insomma, evidentemente. E io volevo dire una cosa, io ho due ossessioni, i limoni e l'olio. I limoni, se vai in Selunga e se vai anche alla Carrefour, arrivano dall'Argentina, come si va a comprare? E trovi solo quelli? No, ci sono quelli biologici alla Selunga, però costano 4,58 al chilo. Vabbè, comunque se vai lì nel bancone normale, è così pure Carrefour. Se prendi l'olio quasi tutto, c'è olive dalla comunità europea, sì. Spagna, insomma, no, veramente, no, se non altro in questa situazione, no, sai da dove arriva, cioè, no. E se costano un po' di più, pazienza, non posso prendere male la gente. No, di solito, anzi, spesso siamo sotto, però non voglio dirvi costa meno, poi dopo non è vero, cioè, perché poi bisogna comprare un listino di 1000 referenze, vai a sapere, non mi ricordo neanche quale che costa di più. No, se posso aggiungere qualcosa a questo discorso, i polli costano uno sproposito, ma forse varrebbe la pena di fare un ragionamento su come vengono allevati. I polli, per esempio, costano, cioè, diventa il pranzo di Natale, secondo me. Compri un pollo, sì, secondo me, però evidentemente c'è tutto un ragionamento dietro su come viene allevato il pollo. Altre cose, io faccio confronto ad esempio con Natura Sì e costano molto meno. Ah, no, beh, certo, ma molto meno rispetto a Natura Sì, sì. E lì mi posso sbilanciare rispetto a Natura Sì, sì, effettivamente sì. Questo è vero. Insomma, si tratta praticamente di... È interessante il ragionamento sulle farine, su tutte queste differenze dalle farine che non esistevano più e che sono state... Assolutamente, questo è stato un altro progetto fatto con il DES. Per chiudere un pochino il discorso di prima, perché poi specialmente sulle carni viene fuori, secondo me, in modo più evidente. Si cerca di trovare un po' l'equilibrio tra, qualità del prodotto, prezzo per il, cioè quota per il socio, prezzo per il socio, perché appunto come mercato dell'associazione ci si associa, e criteri, cioè quindi se è allevato come si deve, se non, appunto i polli, come diceva lei, sono sì certificati biologici, tra l'altro la cascina di Bai, che è una, appunto, dove lavorano anche persone svantaggiate, eccetera, quindi uno lì ci deve mettere. Bisogna considerare la parte di cuore, no? Che uno è contento che sono così queste cose, però comunque ci sono anche degli altri prodotti che si collocano su delle cifre un pochino più basse, se per qualcuno comunque dice no, non ce li metto. Ecco, si cerca di trovare sempre un equilibrio, no? Abbiamo la carne certificata biologica, il prezzo di conseguenza, abbiamo quella che viene da vicino non certificata biologica, dove si è cercato di tenere un discorso di economia più generale. Si cerca di farlo, ovviamente. Un'altra cosa, si devono comprare grossi quantitativi, no, o no? No, un mercato è nato proprio per questo, cioè si può ordinare anche un vasetto.
non si può, diciamo, scendere dalle porzioni minime, cioè noi facciamo, poi magari faccio vedere il sito, cioè non so, l'insalata lattuga 300 grammi, non si può avere 150 grammi, cioè 300 grammi, se no se ne prende due, viene 2 per 300 grammi, perché abbiamo delle porzioni che sono più o meno quelle, non si possono dimezzare, o si possono ampliare, penso che 2, 3, 4 porzioni, non si può fare una via di mezzo, perché non è possibile farlo a livello logistico. Ad esempio i limoni? I limoni sono, le facciamo delle porzioni, abbiamo delle basche di limoni, facciamo delle certificati bio quelli e facciamo delle porzioni da un chilo. Poi vabbè, alla fine della fortunatura rimangono lì tre, a volte arrivano di uno e Teresa mangia lì tre limoni e te prendi quei tre. Perché poi nei grandi numeri succede così che mangiano le scienze. Ci sono anche i petti di pollo. Ci sono anche i tagli, petti di pollo, costato, cioè tagli di carne. Ci sono i tagli delle carni. Per avere un'idea del prezzo, lei diceva il pollo al pranzo di Natale a 10,35 al chilo ed è il pollo biologico che ha un altro sapore completamente rispetto a quello che poi una cosa fuori dal mondo. Siccome sono 3 kg e 7 di pollo, sono 30 euro. È pollo no, ma è proprio il ragionamento dietro su come vengono allevate. Sì, perché non si fa vivere, cioè, se no lo compro prima e per un chilo. 63 euro, 10 euro al chilo. Farine. C'è un altro soggetto, si chiama DES, Distretto di Economia Solidale Rurale, insieme ad alcuni pazzi produttori di cereali si sono messi a ritirare fuori delle vecchie sementi, delle vecchie qualità di grano antico, di grano monococco, eccetera, e fanno le farine, appunto, quello non sempre, perché le fanno, c'è una turnata all'anno finché dura, a un certo punto poi si esaurisce e bisogna aspettare il giro successivo, appunto di queste farine di 1009, la San Giacomo, le farine di 1009, comunque ci sono e che non sono, quelle lì non sono disponibili nei mercati, ma cioè, non ci sono, ne fanno solo alcuni perché hanno ritirato fuori tutte delle filiere di grano antico che è sostanzialmente perso, perché il grano magari a bassa resa, sì, anche il riso, sì, no, per il riso, eccetera. Per lì ci sono delle tornate, a seconda dei periodi, ovviamente. C'è il prosciutto, ci sono i salami, sì, c'è praticamente quasi tutte le categorie nazionali, dei cosmetici, ormai sono arrivati anche i detersivi. Ci sono detersivi, cosmetici. Pasta, riso, prodotti trasformati, con tutto le colombe, il caffè, c'è anche l'editorino. Il pane, buonissimo. Il pane è fatto con quelle farine lì. Il pane, prendiamo tutte queste farine e anche altri prodotti che ci mettiamo noi, e portiamo tutto quanto a un panificio di coppia che sia già disponibile. Partecipare, lui lo lavora, diciamo, noi diamo il materiale, lui lo lavora, anche in quel caso c'è sul sito internet, tu ordini la tua pagnotta da mezzo chilo e la pagnotta prima di mattina la vado a prendere e la porto a comprare. Allora, la domanda